Ciao internet. Va bene, me lo avete chiesto credo in 50 che cosa ne penso della diatriba taxi contro Uber, Uber contro taxi, innovazione Uber. Avete vinto? Va bene, ne parliamo. Il problema per cui non ne parlavo è molteplice, principalmente perché è molto lungo. Quindi sedetevi, mettetevi comodi, non sarà un video breve. Allora, taxi contro Uber. Già di per sé la definizione è sbagliata. Non stiamo parlando di taxi contro Uber. Stiamo parlando di una serie di monopoli naturali, una serie di autorizzazioni, una serie di privilegi da parte di un manipolo di persone che in realtà svolgono un servizio pubblico e quindi hanno anche ragion d'etra con i diritti che si sono mano a mano visti riconoscere. Ci sono una serie di problemi. Il motivo principale per cui non volevo parlarne è perché da tanti anni mi hanno detto, soprattutto studiando buddismo, che non si infierisce contro i morti. E c'è una cosa di innegabile: i tassisti sono morti. Qualunque cosa faccio, probabilmente non nei prossimi 2 anni, possibilmente nei prossimi 4 o 5. Sicuramente non credo proprio che festeggerò il mio 50° compleanno, ammesso che ci arrivi, con ancora i tassisti come professione come la vediamo oggi. È sbagliato? Probabilmente. È triste? Sì, ma è triste come tante altre professioni che nel frattempo sono morte. Pensate agli operatori degli ascensori. Se vi ricordate, all'inizio del XVIII secolo gli ascensori erano operati da un omino che semplicemente portava le persone in alto e in basso. L'automazione ha fatto in modo che questo omino perdesse il lavoro, come hanno perso il lavoro i conduttori di carrozze, come ancora di più probabilmente hanno perso il lavoro gli accenditori dei lampioni, quando i lampioni erano a gas. La sola città di Pavia ne aveva 15. Quando con l'avvento dell'energia elettrica questa figura è scomparsa. Non possiamo farci niente, anzi, lì ci sono tante scuole, ma anche nel caso degli animali che si estinguono c'è una volontà di tenerli in vita, un'altra volontà che ti dice: se non esiste più il loro ecosistema, se non esiste più l'ambiente che consente di supportarli, forse è più compassionevole lasciarli andare. Ma indipendentemente da quello, ci sono un po' di cose strane dei taxi. I taxi sono stati uccisi perché già sono morti, solo che sono morti che camminano. Sono stati uccisi non dalla totale liberalizzazione, quello è quasi un dettaglio. Sono stati uccisi dall'avanzata del progresso, e l'avanzata del progresso uccide tanti lavori anche molto più difficili e complessi di quelli del tassista. Ricordiamoci che buona parte dei lavori che verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale non saranno semplicemente i robottini che fanno lavori scemi, saranno anche moltissimi lavori di concetto, lavori più che di concetto, lavori da colletti bianchi. Sono ancora convinto che la parte principale dei disoccupati da intelligenza artificiale saranno i colletti bianchi, probabilmente non sarà la classe operaia, che già è sostituita dall'automazione. In realtà c'è una cosa triste in tutte queste battaglie, a parte vedere pseudofasci, schieramenti politici che si girano a destra o manca a seconda di 2 voti in più, 2 voti in meno. La cosa triste è che in realtà i tassisti si stanno rivoltando contro gli autisti di Uber, quindi gli autisti degli NCC, che sono vittime forse ancora più di loro e ancora più inconsapevoli. Uber non continuerà tutta la sua vita con gli NCC. Gli NCC servono semplicemente per fare in modo di provare il servizio, intanto che non esistono macchine a guida autonoma abbastanza intelligenti, e soprattutto per carpire dagli autisti degli NCC le informazioni relative a tragitti, percorsi prioritari, per mappare la città. Mentre l'autista di taxi, il tassista, semplicemente è un libero professionista che va a compiere un suo lavoro,
Uber è l'autista di Uber, è una sorta, nonostante sia anche lui probabilmente un libero professionista, eccetera, è semplicemente un piccolo insegnante di un'intelligenza artificiale di Uber che ha come obiettivo quello di far fuori principalmente gli autisti di NCC. Perché l'obiettivo di Uber, la massimizzazione del profitto, si ottiene non certo assumendo più NCC, si ottiene semplicemente sostituendoli con veicoli a guida autonoma, come già succede in alcune città degli Stati Uniti, dove le macchine a guida autonoma possono, le L5, cioè quelle a livello 5 autonome realmente, possono davvero girare. Quindi in realtà si tratta non solo di una guerra tra poveri, da un lato i tassisti che sono morti senza saperlo, e dall'altro gli autisti di Uber che verranno probabilmente uccisi proprio da Uber stessa. Si tratta di una guerra, oltretutto, che impatta sul nemico sbagliato. Sono fermamente convinto che il nemico dei tassisti non è in nessun caso Uber. Il nemico dei tassisti è Car2Go, è Enjoy. Sono quei network che condividono la proprietà temporanea di un veicolo che guidi da solo. Già, perché mentre Uber è un servizio che a tutti gli effetti mira a sostituire il tassista, Car2Go, tutta la parte di Enjoy, tutto quello che riguarda principalmente tutto il mondo variegato ed eterogeneo del leasing temporaneo di veicoli, che ha avuto un boom enorme, è il vero nemico. È il vero nemico perché non ha bisogno di un intervento regolatorio per affittarti una macchina a guida autonoma. Perché nel momento stesso in cui una macchina a guida autonoma potrà circolare sulle strade italiane, forse diventerà più problematico farti un servizio di taxi con veicoli a guida autonoma che non semplicemente farti leasing di un veicolo, leasing temporaneo, noleggio a termine, di un veicolo a guida autonoma. Quindi il vero nemico dei tassisti adesso, quello che è, per cui sarà più facile sostituire il parco macchine immediatamente con delle macchine a guida autonoma, non è Uber. Ma al massimo sono i grandi circuiti di macchine a noleggio temporaneo. Quindi non solo una guerra tra poveri, ma una guerra tra poveri che oltretutto non prende di mira il nemico reale. Ci sono un altro paio di cose da tirare fuori. A quelli che dicono: ah, ma la licenza è costata un sacco, lo Stato dovrebbe ripagarlo. Secondo me sono semplicemente buffonate. In questo momento vedo gli asset bloccati da un tassista come un investimento ad alto rischio in una banca che sai che sta per fallire, o perlomeno che ha ampie possibilità di fallire. È un po' come gli investitori nei bond argentini, gli investitori dell'ultimo periodo in Veneto Banca e nelle banche in MPS, nelle banche che già mostrano sofferenza e dove è possibile che qualcosa vada storto. In questo momento chi detiene una licenza di taxi si trova nella stessa posizione. È un'immobilizzazione di capitale in un asset che probabilmente si deprezzerà, difficile che prenderà prezzo ed è possibile che salti a gambe per aria in un periodo molto breve di tempo. Se fossi un tassista farei di tutto per liberarmi della licenza nel minor tempo possibile, intanto che la licenza ha ancora un valore nominale. Chiedere al governo di pagare 20.000 licenze mi sembra abbastanza eccessivo. Un paio di miliardi di euro spesi così, non vedo perché a questo punto per non ridare soldi a dei risparmiatori che si sono visti, anche in quel caso, un asset bloccato, che non potevano, che non hanno più potuto riscuotere. Oltretutto, si stabilirebbe un bruttissimo precedente. Non è la prima volta che un asset viene modificato dalle scelte di mercato. Pensate ai proprietari di case vicino a una zona dove a un certo punto viene costruito un aeroporto. Stesso discorso, deprezzamento. Magari hanno anche investito in oneri di urbanizzazione in delle aree, in incentivi spinti dalle amministrazioni comunali per poi trovarsi un immobile che vale molto di meno. La situazione non è perfettamente sovrapponibile, ma è molto, molto, molto
molto simile. Quindi l'idea stessa di fare in modo che queste licenze vengano recepite da un'amministrazione esterna la vedo difficile. Più facile invece, più facile che a un certo punto uno di questi network, Uber, ma anche Waygo di Google, la parte di Google che ha iniziato a fare i veicoli autonomi, o anche solo un Enjoy di turno, decida di acquistare delle licenze taxi e sostituire l'autista del taxi, comprare una licenza da 200.000 euro e sostituirla con un veicolo a guida autonoma che può andare 24 ore tranquillamente. E lì sarà divertente, perché lì assisteremo a questo punto ai tassisti che vanno contro altri tassisti. Ce la vedo come possibilità nell'immediato futuro. Sì, anche lì è necessario probabilmente un paio di calcetti normativi per adeguare le norme, ma non vedo perché una licenza taxi non possa, ad esempio, essere gestita da un sistema autonomo. Possibile che la professione di tassista sopravviva? Beh, sì. Ci saranno di sicuro oasi ecologiche di clienti che vogliono comunque un essere umano alla guida. Mi azzarderei a dire che probabilmente sopravviveranno un 5% delle licenze attuali, anche perché 20.000 licenze sono veramente molte in Italia, commisurato a un sistema di guida autonoma. E sfortunatamente in questo caso la via del Car2Go o Enjoy o chiunque sia che acquista veicoli autonomi è anche più probabile, perché nella realtà stiamo parlando di veicoli che mediamente non arriveranno probabilmente ad avere un costo molto basso, perlomeno nel primo decennio. Perché? Perché la tecnologia a bordo rende estremamente costoso la realizzazione. Quindi troveremo dei veicoli a guida autonoma che costano molto e che quindi si prestano tantissimo a divenire a entrare nel circuito della shared economy. Non compro una Tesla ultimo modello perché l'immobilizzazione capitale, ricordiamoci che un'automobile rimane ferma almeno il 90% del tempo, quindi l'immobilizzazione non vale la pena di essere messa in atto, ma se voglio usarla la posso utilizzare a minuto, a tragitto, a chilometro, a giornata con altri servizi. Questo è di base una visione un po' più ad ampio spettro che non avercela con uno, avercela con l'altro. Certo, non fa propendere per i tassisti il fatto di fare rivolte di quel tipo. Diciamo che l'opinione pubblica in questo momento, essendo una specie in via di estinzione, dovrebbe più essere legata a un sentimento di solidarietà, solidarizzare con i tassisti, e girare facendo saluti fascisti con borchie, picchiando gente o sfasciando cose ha come unico effetto quello che in effetti è accaduto, cioè spingere davvero molte più persone a scaricare l'applicazione. L'impennata negli scaricamenti dell'applicazione di Uber non si è mai vista così verticale come nel corso degli ultimi scontri. Che cosa dire? Nulla di particolare. Io vi ho detto la mia opinione. È un'opinione che mi porto dietro da qualche anno. C'è un post sul mio blog, credo di 4 anni fa, che dice più o meno la stessa cosa, ma come al solito è la mia opinione. La vostra potrebbe essere altrettanto sicuramente valida, se no molto di più. Quindi fatemi sapere la vostra nei commenti, e secondo voi dove sbaglio, dove dico cose intelligenti, dove dico minchiate galattiche. Ci sta. L'unica cosa di importante è ringraziarvi ancora con grazie mille per avermi ascoltato e state parati.